Oggi costruiremo una gabbia di Faraday per il telefonino, ma prima dobbiamo capire cos'è una gabbia di Faraday. Ci vediamo dopo la sigla per parlare della gabbia di Faraday. Benvenuti in questo nuovo video di Fisica in Pillole. Vi ricordo di, prima di tutto, iscrivervi al canale se non siete iscritti e di seguirmi su Instagram e TikTok che ho aperto da poco, dove porto piccoli esperimenti con la spiegazione. Mi raccomando. Torniamo al topic del video, la gabbia di Faraday. Prima dobbiamo fare un discorso sui conduttori. Cosa sono i conduttori? I conduttori sono quei materiali che permettono il passaggio di cariche e quindi di corrente. Per esempio i metalli. I metalli perché riescono a condurre bene l'elettricità? Gli elettroni degli atomi non sono strettamente vincolati all'atomo stesso, ma sono liberi di muoversi ed è questo che permette il passaggio di carica. Quello che caratterizza i metalli e in generale i conduttori è che il campo elettrico sia zero. Cosa succede se immergiamo un conduttore all'interno di un campo elettrico diverso da zero? Abbiamo detto che le cariche sono libere di muoversi, quindi migreranno in base al campo elettrico. Ma in che modo esattamente? Le cariche si disporranno in modo tale da creare un campo elettrico che si oppone a quello esterno, in modo tale che all'interno del conduttore il campo sia sempre zero. Come si disporranno le cariche per creare questo campo elettrico? Dato che sono tutte cariche negative, sono elettroni, si disporranno a una distanza massima tra di loro, perché si respingono, perché sono della stessa carica. E quindi si metteranno sulla superficie del conduttore. Quindi all'interno ci sarà il campo elettrico zero e le cariche si disporranno sulla superficie, creando una cosiddetta densità di carica superficiale. Cosa c'entra questo con la gabbia di Faraday? Immaginiamo di fare un buco al centro del conduttore. Cosa succede? Se noi facciamo un buco al centro del conduttore, se lo immergiamo in un campo elettrico, abbiamo detto che le cariche si dispongono sulla superficie esterna. Quindi vuol dire che all'interno del conduttore, quindi all'interno del buco, noi non abbiamo nessun campo elettrico, perché abbiamo detto che il campo elettrico all'interno del conduttore è uguale a zero. Quindi anche all'interno del buco sarà uguale a zero, nonostante il campo elettrico al di fuori sia diverso da zero. Abbiamo creato quindi uno schermo elettrostatico. La gabbia di Faraday è quindi uno schermo elettrostatico. Perché si chiama gabbia di Faraday? Perché non è detto che il conduttore sia continuo, potrebbe essere anche una rete metallica e da lì il nome gabbia. E Faraday è perché è colui che ha scoperto per la prima volta questo fenomeno, cioè un conduttore con un buco riusciva a schermare il campo esterno. Vediamo alcuni esempi di gabbie di Faraday nella vita quotidiana. Il forno microonde è una gabbia di Faraday che deve trattenere le onde elettromagnetiche all'interno del forno e non farle uscire fuori perché sono molto potenti. Infatti voi potete vedere il cibo mentre si riscalda e nonostante questo voi non venite colpiti dalla radiazione del forno a microonde, proprio perché lo sportello vi permette di guardare all'interno ma non permette alla radiazione di uscire, proprio perché è una gabbia di Faraday. Immaginate di essere in auto e fuori c'è un temporale pazzesco, un sacco di fulmini, voi cosa fate? Rimanete dentro o scappate? La cosa migliore da fare è rimanere in auto, perché l'auto, essendo metallica, scherma la radiazione esterna e vi protegge dai fulmini. Perché in ascensore non prende il telefono? Per la stessa ragione, l'ascensore è una gabbia di Faraday perché è un metallo chiuso e voi siete all'interno, quindi siete nel buco del conduttore e quindi la radiazione delle onde elettromagnetiche non riesce a penetrare e il telefono non prende. Se prende, prende male. Questo è dovuto al fatto che i telefonini hanno delle antenne molto molto sensibili e riescono a prendere anche un poco di radiazione. Ma io all'inizio del video vi ho detto costruiamo una gabbia di Faraday con materiale di casa. Adesso vediamo. Questo è Art Attack! Abbiamo bisogno semplicemente di carta argentata, quella per la cucina. Ora ci mettiamo il telefono dentro e vediamo se riusciamo a schermare il segnale. Facciamo prima una prova senza e poi una prova con. Our
Abbiamo visto che in questa stanza il telefono prende, quindi non c'è trucco, non c'è inganno. One eternity later. Ho racchiuso il mio telefonino all'interno della carta argentata, bene bene, e adesso mi telefono di nuovo. Siamo riusciti a schermare perfettamente il segnale della telefonata e quindi adesso il telefono non prende. Per oggi è tutto. Metti like se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale per non perderti nessun video e noi ci vediamo in un prossimo video.